Anche nella paura ci sono attimi di serenità. Anche nei campi di prigionia ci sono lampi di umanità. Anche vicino allo sterminio è passata la vita. È una frase che ho preso dal retro di copertina di un libro di Matteo Corradini, Luci nella Shoah, le cose che mi hanno tenuto in vita nel buio. E con questo libro vogliamo iniziare, direi, un cammino di approssimazione, direi un cammino di memoria, alla giornata appunto della memoria che si celebra il prossimo 27 gennaio. Ricordare, o meglio, fare memoria della Shoah, dello sterminio degli ebrei, è certamente un ricordo particolare, cioè limitato a questi tristi e drammatici avvenimenti della nostra storia, della storia non solo dell'Europa, ma della storia dell'umanità, direi, ma è certamente anche l'occasione per allargare lo sguardo su tutti i crimini, i drammi di cui l'uomo si è reso colpevole nel passato e, ahimè, si rende colpevole ancora oggi. Pensiamo per esempio ai crimini contro le persone che tentano di trovare speranza venendo sulle nostre coste. Oppure i crimini che stanno avvenendo ai confini tra la Polonia e la Bielorussia, piuttosto che ai confini tra gli Stati Uniti d'America e il Messico. Cioè, la giornata della memoria deve essere per tutti l'occasione per fare memoria, per pensare, pentirsi e avere vergogna di tutto il male di cui l'uomo è stato capace sin da quando è nato fino ai nostri giorni. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.